Maurizio Mosca vi aveva promesso un rientro in studio con una notizia, quale? No, questa, cioè che dal discorso il fra Galliani e che ha avuto con Capello per il discorso dopo lo sfogo di Gullit, sfogo anche legittimo, no, se vogliamo, perché pretendere rispetto dopo quello che ha dato in 5 anni, dove è stato addirittura degli anni fermo e con una tenacia spaventosa ripreso dagli infortuni, ci sono 10 squadre che chiedono costantemente Gullit. 6 italiane e 4 straniere. Possiamo fare qualche nome? No, i nomi no. Assolutamente. Non voglio. Si dice il peccato ma non il peccatore. Esatto, ecco, 10 squadre che vogliono, che tempestano il Milan per avere Gullit. Io dico che sarebbe un delitto personalmente cederlo, perché un uomo che ha l'importanza, cioè psicologica, oltre che sul piano del valore tecnico, di trascinare i compagni e di incutere paura agli avversari come Gullit, non ce n'è. Marco? Questa è la mia tesi. Confermo, è vero. Rud, al di là del fatto che in campo è fortissimo, credo che ci trascina anche fuori dal campo, lui, negli spogliatoi, ci tiene sempre allegri, è un tipo che fa gruppo e quindi credo che debba sempre rimanere con noi. Senti Marco, dal tuo punto di vista quest'anno, parliamo di stranieri, ne sono arrivati molti nuovi, fai una graduatoria secondo quello che sai dei nuovi arrivi, quali potrebbero essere le sorprese maggiori? Non ti chiedo le delusioni, ci limitiamo ai segni positivi. Ma credo che quest'anno siano arrivati veramente degli ottimi stranieri, non perché già come il mio, ma penso che sicuramente noi abbiamo proprio dei fuori classe, Savicevic, Boban e Papen, credo che siano sulla piazza i più forti. E anche squadre come il Parma abbia fatto un ottimo acquisto con la Spriglia. E penso che quest'anno, diversamente dagli altri anni, siano arrivati giocatori di qualità. E di Pančev? Pančev, che il tuo presidente aveva indicato come uno dei 3 stranieri in questo campionato che comincia domani, maggiormente da tenere sott'occhio. Sì, è un ottimo giocatore, anche se secondo me da tenere sott'occhio molto di più è Sosa, perché considero che sia un grosso giocatore. Sento una curiosità, Savicevic, Boban e Papen, in che lingua si parlano? Sono curioso di sapere, cioè quando si parlano, qualcuno di voi italiano? Il ragazzo che ha più problemi a parlare è Savicevic, perché parla poco italiano. Boban dopo è già stato scorso, un anno, certo. Anche Jean-Pierre parla abbastanza bene l'italiano, lo capisce abbastanza bene. È sveglio, quindi cerchiamo sempre di aiutare un po' Savicevic, perché ha un po' in difficoltà con la lingua. Sì, ma vedrai che ne apparirà subito, perché è talmente difficile la loro che tutte le altre lingue sono roba da ridere. Senti Mauro, tu sei d'accordo con le previsioni di Marco a proposito di Aspriglia, sì, Sosa, sì. Visto che vengono tutti da Io dico una cosa, io Sud-America. Spero che Pančev sia quello che ha fatto vedere, quello che abbiamo visto anche quando giocava nella Stella Rossa, io spero che gli diano anche il tempo, perché qui è talmente stressante, ormai questi campionati diventano talmente stressanti che se magari una domenica o due non segna, già lo levano, mettono un altro. Qui bisogna dare fiducia pienamente al giocatore e farlo giocare tranquillamente, perché io mi ricordo anche Boninsegna stava 4 mesi senza segnare, ma nessuno lo toglieva, poi dopo, quindi diamogli tempo. D'accordo, però quando poi ce li faceva me lo immagino, sì, d'accordo. Perché poi attenzione, anche perché era una squadra di lingue lunghe anche quella, ma vedi cosa il discorso, quanto le diceva lui a noi. Oggi ho letto un'intervista di Rivera, dice erano altri tempi, però dice noi magari con Rocco avevamo un nostro blocco di giocatori inamovibili, che era sempre quello, poi ogni tanto entrava qualcun altro se uno di noi aveva 47 di febbre. Una struttura ci deve essere fissa, non però puoi cambiare questo continuamente. Crea una grande competitività fra i giocatori, certo. È vero o non è vero? Molto più di prima, questo che voglio dire, quindi questa competitività se intesa bene può dare dei risultati positivi. Esatto. Marco, è vero che sono soprattutto gli attaccanti con le tue caratteristiche a trarre vantaggio dalle nuove regole? Passaggio indietro al portiere sotto pressione, sì, no, sicuramente, di piede. Sicuramente possiamo mettere un po' più di fretta ai portieri, però fino adesso ho visto pochi gol per errore di un portiere che calciasse via male la palla. Ma secondo te questo tipo di regola serve effettivamente a salvare lo spettacolo? Ma serve, sicuramente il passaggio indietro era noioso, non era bello da vedere, ma non credo che porti dei vantaggi all'attaccante.
Mauro? Sono convinto anch'io, non importa nessuno. Sì, forse perderanno meno tempo, quello sì, senz'altro. Perché quello sì, però giocheremo un po' di più. Giocheranno un po' di più. Sì. E poi si è scoperto che molti portieri hanno notato, hanno i piedi più o meno di come certi giocatori. Perché c'è il portiere, no, c'è il portiere che hanno piedi buoni, ce ne certi che invece non ce l'hanno buoni, lì sarà un problema. Appunto. Lì, però, lì potrebbe anche essere un problema per certi difensori che non sono proprio dotati di piedi finissimi. Potrebbero anche, come una volta gli olandesi, tipo Jan Bloyd, il portiere famoso, che era più bravo con i piedi che con le mani, perché erano abituati a fare. Anche qualche difensore. Sì, potrebbe che, anche, sicuro. Magari qualche passaggio indietro al portiere sbagliato. Sì, può essere. Anche magari preoccuparsi di un portiere che non ha i piedi buoni dalla palla indietro, uno preferisce magari metterla fuori. Vedremo un po' le prime partite cosa succede. Marco, mi parli delle neopromosse? Delle neopromosse? Ma sono ottime squadre. Poi, ripeto, hanno preso secondo me degli ottimi stranieri. Credo che potranno fare delle buone campionate. Secondo me Dettari nell'Ancona farà delle buonissime cose. Dettari è un ottimo giocatore, bisogna vedere se ha messo la testa a posto, perché bisogna avere anche... usare la testa nel calcio, comunque credo che possa sicuramente fare un ottimo campionato. Bellugi? Sicuramente sì, Dettari guiderà nell'Ancona, guiderà... Perché ridevi quando Marco ha detto... No, perché l'ho conosciuto, è un elemento... Dettari, l'ho conosciuto a Bologna, l'ho visto a Bologna... È lì, il classico giocatore che tu avresti conosciuto, due balloni... Infatti l'ho conosciuto e fuori... Dettari era perfetto per te. E fuori è simpaticissimo, solo che proprio in campo chiaramente c'è delle cose che lui non può fare. Io ho visto che l'Ancona ha preso anche Ruggeri, no? L'argentino così, che io ho visto giocare l'anno scorso, ti ripeto, nel Vélez Sarsfield. E questo non acquisto, che è un buonissimo giocatore, ma mi sembra ormai già arrivato a un punto. Sì, va bene, ma ha giocato nel Real Madrid, ha girato un sacco. Poi insomma è un difensore, io capisco una squadra che uno che deve spendere soldi deve andare a prendere un attaccante, secondo me. I difensori ci sono buoni anche in Italia. È molto più difficile reperire un attaccante valido. Marco Simone preferisce gli acquisti dei difensori, sì, ovviamente. Lui ha ragione, lui vorrebbe. Ma tanto tu non sei all'Ancona, sei al Milan. Sei stranieri in difesa e tutti italiani avanti. Invece voglio coinvolgervi subito su un altro discorso, che riguarda gli arbitri, gli arbitraggi di quest'anno. Le giacchette nere hanno avuto qualche problema l'anno scorso, parecchie contestazioni, parecchie polemiche all'interno e al di fuori del proprio mondo, cartellini gialli facili, gli inviti a fischiare più rigori, a far perdere meno tempo, rigorosità nel rispetto delle leggi, 9,15 metri delle barriere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è così difficile andare d'accordo con gli arbitri in campo, Marco? No, non è difficile. Io credo che nonostante ci siano state delle nuove regole, non è cambiato molto rispetto agli anni precedenti. Credo che il calcio sia rimasto bene o male uguale. E riguardo il rapporto con gli arbitri, ripeto, è solo questione di educazione da parte del giocatore, andare d'accordo con gli arbitri. Bravo. Quindi credo che non ci siano dei problemi. Allora forse è più difficile per gli arbitri andare d'accordo con i giocatori? Ma perché siamo molti di più noi? Ha ragione, dire tante volte oggi Moviola contro Moviola vediamo tante volte l'attaccante che si vede chiaramente che si butta, il difensore ormai appena fa un fallettino è rigore, in area, dai, ricordiamoci certe partite come era una volta, ma neanche senza andare tanto indietro, i Burnic, cioè i Facchetti, Bellugi non ne parliamo, tutti. Guarda che io sono mai stato espulso una volta sola, lo so, quindi non pensare che era uno che, infatti gli arbitri che andava a litigare con gli arbitri o no. Ma voglio dire, per esempio, la difesa la difesa più rocciosa che c'è stata, forse quella della Juventus, no? Voglio dire, però non dimentichiamo che io non esagererei questa smania di dover dare a tutti i costi i rigori. È giusto proteggere l'attaccante, però non bisogna neanche esagerare dall'altra parte. O no? Non lo so. Ma penso che penso che gli arbitri si sono sempre comportati molto bene, credo che non ci siano stati mai grossi problemi. Senti, qual è l'arbitro con cui ti trovi maggiormente meglio in campo? Non ti dico quello con cui vai maggiormente d'accordo. Può dire benissimo, tanto non c'è Casariccio. Ma non c'è neanche. Figurati, Casariccio ha 100 orecchie. Ma non c'è neanche, non credo che sia importante il rapporto con l'arbitro. Un modo di arbitrare che ti torna più comodo allora, che preferiresti avere sempre in tutte le partite che giochi. Ma no, ripeto, non c'è, credo che non...
non sia molto importante il rapporto con l'arbitro. Vuoi l'arbitro che parla, vuoi l'arbitro che non parla. Ma credo che la partita la fa sempre la squadra più forte. Abbiamo capito. L'arbitro conta poco alla lunga. Rubiamo ancora 10 minuti 10, lo promettiamo, di tempo a Marco Simone, ci fermiamo ancora un attimo, poi torniamo in diretta. (ride) 21.06, prima mezz'ora di questa lunghissima attesa in vostra compagnia, sempre Marco Simone, Maurizio Mosca e Mauro Bellugi a farvi compagnia. Marco, il libro dei ricordi è già passato un bel pezzo, lo scudetto dell'anno scorso già archiviato, pensate già a conquistare quello nuovo, ma un ricordo particolare che ti porti dietro della stagione scorsa? Ma personalmente parlando? Sì. Ma credo che personalmente parlando siano tutte le volte che sono riuscito a entrare e far gol. Però naturalmente se devo ricordarmi una partita... No, anche un episodio. Un momento, qualunque cosa che ti sia... Ripensi al campionato dell'anno scorso, pensi a quello. Per un attaccante di solito è un gol. Ah, sono i gol, per un attaccante, ricordi più belli. Ce n'è uno che ti è piaciuto in modo particolare? Beh, sì, mi ricordo quello col Bari in mezza rovesciata. E quello fu splendido. Esatto, veramente. Mauro, invece qualche ricordo tu ne avresti qui in Italia, probabilmente. Abbiamo tempo, dopo te li racconto. Tutta notte abbiamo tempo. Quando sono tornati dalla... Adesso tu attenda come pane, che è pericoloso, magari svela... Quando sei tornati nei mondiali del 78, che siete tornati di notte, siete dovuti scendere. Io ti racconto una cosa veloce. Nel 78, quando siamo tornati dai mondiali, è un'altra cosa che non c'entra col calcio. Mia figlia aveva 3 anni. Siamo tornati dopo 50 giorni, mi ricordo tutto il viaggio, 20 ore in aereo, avevo un mal di denti tremendo, la barba lunga così, sono sceso dall'aeroporto, e mia moglie mi ha visto arrivare e ha detto alla bambina, guarda c'è papà. Dov'è? Mia figlia è partita, ha preso Cabrini e l'ha abbracciato. Sì, beh, questo contento, no? Sì, no, ho detto, guarda che papà sono io. Beh, un po' più bello Cabrini. Cioè, appunto, lei aveva scelto esatto, il papà esatto, che gli piaceva, esatto. No? Dopo mi sono fatto la barba. Ma no, non ti ha riconosciuto. Come no? Esatto. Non ti è rimasto dentro anche un po' quel gol fatto al Borussia del 4-2 dopo la Latina? Sì, quello sì, ma sicuramente. Io di gol ho fatti pochi, non ho avuto la sua fortuna. Anche perché giocai ruoli chiaro. Poi anche perché in quel periodo passare la metà campo, e dopo ci saranno altri amici che te lo posso confermare, c'era della gente che ti sparava. Se passavi la metà campo, vai via, tu non puoi venire qua. Boninsegna, Corso, Mazzola, insomma, era meglio che facessero loro, no? Ecco, ma senti una cosa, cioè tu sei stato un grande amico di un grandissimo campione che è stato Scirea, no? Sì. Adesso si fa questa gran polemica perché Mariella Scirea va al processo del lunedì. Ma tu sei favorevole o contrario? Adesso una domanda, Maurizio. Io non so, se lei ha scelto è perché insomma la vita va avanti in certo momento, però non vedo
su che cosa può interessare, cioè, se lei parla di suo marito per me fa bene andare, se parla di altre cose non vedo questa necessità. Ma perché una donna non può, no? No, non è questo, non una donna, perché qui c'è una donna, un ricordo, c'è di mezzo tante cose. Va bene, ma perché c'è bisogno, non so se siete d'accordo, cioè a un certo punto perché bisogna vietare a questa donna che è grande, che ormai voglio dire... No, ma io non vieto niente, io sono contento. Perché deve parlare solo di tutta la vita del marito, questa donna vabbè, poveretta? Se parla, non so, di calcio, come parlano mille ragazze, mille altre donne... E dove sta il male? Adesso noi parliamo della moglie di Cirea perché poverina è la vedova di Gaetano, che quindi è questo il problema. Se fosse vabbè, la moglie di uno che tutto c'è ancora... L'anno. Ma si deve, no, ma lei non ha nessuna colpa, non si deve portare appresso niente. Però insomma dico, io no, sono da, per me può fare quello che vuole e sono d'accordissimo con lei per tutto quello ma che farà. Ma perché si deve portare appresso tutta la vita, voglio dire, il fatto che lei è stata la moglie di un meraviglioso campione? Questo è il passato che resta nei suoi principi e in una sua solidità morale, mi spiego? Beh, ma poi voglio dire, la vita va avanti. Certo, ma è una che io probabilmente molto che non la vedo più, forse l'ho vista anche poche volte. Però magari è una che si intende di calcio, se sa di calcio o segue il calcio, perché no? Ma certo che avrà seguito il calcio. Ma ritengo che il ruolo, e lo vedremo magari già da lunedì prossimo, il ruolo di Mariella Scirea sì, al processo del lunedì, potrebbe essere una via di mezzo tra, non dico magari non un'esperta, ma comunque una donna che ha vissuto gran parte della sua vita nel mondo del calcio, certo, quindi può portare testimonianze, certo, può portare ricordi, può portare così... anche pareri più o meno tecnici, più o meno specifici, proprio visto... Anche perché oggi c'è, cioè, i proseliti del calcio non sono più solo uomini, certo, ma ci sono un sacco di ragazze, un sacco di donne che seguono e si interessano di calcio come gli uomini. Torniamo a parlare del campionato di calcio che parte domani alle 16. Marco Simone in tribuna a vedere Milan Foggia, ovviamente, ah, sicuro, anche se ti fai scarrozzare, però comunque ci sei, garantito. Sicuramente sarò lì con i tuoi compagni, andrò prima di una spogliatoia e darle in bocca al lupo. Ecco, qualche segreto che si può rivelare di quello che è il pre-partita negli spogliatoi? Avete riti satanici, sabbatici, magici, particolari? No, assolutamente, non abbiamo alcun rito. Credo che il bello della prima partita siano gli sguardi, la tensione che c'è dentro uno spogliatoio, tutto qua, non ci sono. Forse con Lidl era un po' diversa. Lidl c'aveva forse Lidl che è un superstizioso, che crede nei maghi, crede in queste cose, forse Lidl, ma con Lidl c'è stato qualcosa. Tu lo sai, attente, perché col pendolino qualcosa le avrà no, detto. No, dico, ma il pendolino è un gioco, uno scherzo simpatico. Ma voglio dire, con Lidl mi raccontavano che c'erano dei riti simpatici, no? Con Lidl, no? No, noi non abbiamo. Mi ricordo al tempo ancora di Bartolomei, quando giocava di Bartolomei, poi Lido. No, appunto, perché l'ho detto prima di lui, perché Lido portava il sale sotto la panchina, era pieno di sale. Superstiziosi ce n'è tanti nel calcio, ci sono tanti, quelli che devono entrare col piede, prima io ne ho conosciuti tanti, insomma, adesso non so se ci sono più. Perché qualcuno purtroppo non lo frequento più, attento, ma magari uno che cose, si lega una scarpa prima dell'altra. Io faccio il segno della croce, ma non ecco, per scaramanzia. Solo. Vabbè, quello è un gesto nobile. Ma magari uno si lega una scarpa prima dell'altra, ecco, magari si mette Mi pare che Franco Baresi voglia sempre entrare con lo stesso piede, se non mi ricordo male, sul terreno, o toccare sempre l'ultimo gradino. Non c'è comunque un esempio conclamato di compagno tuo che ha una mania particolare, no? A chi sappia no. No, anche questo aspetto nel Milan non si riesce a... No, lo direi, anche perché non mi sembra... No, infatti, sto dicendo... magari ognuno se lo tiene per sé, magari sta... Magari preferisce non dirlo. È personale, chiaramente. Personale, ci sarebbe un segreto. Esatto, giustamente. Avversari pericolosi di questo vostro Milan? Ma gli avversari pericolosi ce ne sono tanti quest'anno, sono rinforzati tutti molto bene. Sono in griglia di partenza. Le griglie di partenza sono sempre le solite, come la Formula 1, ci sono sempre due o tre squadre che lotteranno per lo scudetto e credo che quest'anno il Parma si possa inserire molto bene nella lotta al scudetto. La Lazio come la vedi? Anche la Lazio molto bene, credo che Lazio e Parma possono essere le sorprese di quest'anno, poi le solite. Le tu fai Milan, Inter, Juventus e sì, poi? Sì, Milan, Inter, Juventus... E Napoli e Sampdoria? No, Napoli la metto alla pari con noi e poi metto Parma e Lazio. Ma dovessi scegliere per forza un nome, no? Hai più paura dell'Inter o della Juve? Ma io, se devo dire la verità, ho molto paura del Parma. Ecco. Del Parma? Sì. Benissimo, perché c'è un gioco... particolarmente pericoloso, soprattutto per noi.
Certo. Sì. Questo è vero. Chiedo scusa a Mauro Bellugi, ringraziamo Marco Simone, gentilissimo veramente, per averci dato questo, questi tre quarti d'ora del suo tempo. Ovviamente ritornerà ospite di altre trasmissioni di Telelombardia, in modo particolare Novantesimo Donna, che quest'anno conta anche sull'appoggio fisso di Maurizio Mosca. Grazie, ti ripeto, Marco Simone. Buonasera. Guarisci grazie. Presto, vogliamo ritrovarti presto, intero per tutto un campionato, per vederti sempre sul terreno di gioco. Linea alla regia per noi, poi torneremo ancora in vostra compagnia con un rapido cambio di ospiti in questo salotto. Sono sempre sull'1-1 con la Francia, che ha qualche piccolo problema nel riuscire a contrastare le rapide avanzate della Cecoslovacchia. Una Cecoslovacchia ben sospinta da Nemecek, che tra l'altro è anche l'autore del gol dei cecoslovacchi, sul quale però grava forse anche il sospetto di una deviazione di Amorò per quel che riguarda la retroguardia di Michel Platini. Platini che sta cercando in tutti i modi di sospingere in avanti i suoi per cercare di far bottino pieno. Questo è il Brescia con le nuove divise, con le nuove maglie per quest'anno, un Brescia che sta allenandosi, mentre dovremo avere in collegamento telefonico Marco Basoni da Como, un altro campo importante dove potrebbe esserci la sorpresa, la vera sorpresa della giornata, con i Lariani in Serie C, Lariani che ricordiamo hanno Berlinghieri squalificato per 3 giornate contro la Cremonese, formazione di Serie A. Marco Basoni. Giorgio, ciao, ti sento benissimo, sono allo stadio Sinigaglia di Como, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a te, sono in grado già di dare le formazioni quando manca un quarto d'ora esatto all'inizio della partita, ricordiamo è la partita di ritorno del secondo turno di Coppa Italia tra Como e Cremonese, risultato dell'andata a Cremona, Cremonese 0, Como 0. Il Como schiererà questa formazione, Taibi, Dozio, Annoni, Seno, Chiodini, Gattuso, Mazzuccato, Pedone, Mirabelli, Catelli e Berlinghieri. In panchina Fadoni, Bandirali, Anastasi, Mazzoleni, Collaudo. Allenatore il signor Piero Frosio, ex Atalantino. La Cremonese giocherà con Violini, Garzilli, Gualco, Piccioni, Bonomi, Favalli, Marcolin, Iacobelli, Desotti, Maspero, Neffa. In panchina Rampulla, Montorfano, Ferraroni, Gian De Biaggi e Chiorri. Allenatore della Cremonese il signor Gustavo Giagnoni. Arbitro della partita il signor Guidi di Bologna. Direi che per il momento è tutto, se non hai altre domande da fare. Perfetto, Giorgio. Perfetto, grazie a Marco Basoni. Vi dicevo prima a proposito di Cecoslovacchia-Francia che Michel Platini cercava di sospingere in tutti i modi i suoi all'attacco, ebbene a ricevere il messaggio del mister transalpino è stato Jean-Pierre Papin, che si è involato da solo ed è andato a segnare il 2-1 per la Francia sulla Cecoslovacchia, partita totalmente ribaltata in virtù quindi dei 2 gol francesi che adesso danno ragione alla Francia. Siamo circa alla metà del secondo tempo, vedremo come andrà a finire questo incontro estremamente importante. Torniamo intanto da Mauro Suma a Brescia.
Brescia? Pronto Mauro? Allora, qua non ci sente ancora Mauro Suma. Andiamo a vedere allora a ripetere il quadro completo del secondo degli incontri di ritorno del secondo turno per quel che riguarda questa Coppa Italia. Modena-Sampdoria, arbitro Pairetto, Reggiana-Napoli, arbitro Trentalange.